Buongiorno, riuscite a sentirmi adesso? Riuscite a sentirmi? Sì, si sente. Salve, non so cosa fosse successo, ho dovuto riavviare tutto e cambiare postazione. Stiamo recuperando un pochino di persone. Vediamo se mi funziona anche lo sharing dello screen nell'iPad. Direi di sì. Va bene, allora aspettiamo di recuperare un po' di persone che erano state evidentemente disconnesse. Vedete bene anche lo schermo, sì. Mi confermate per cortesia di vedere lo schermo? Vi ho perso tutti. Grazie. Si vede lo schermo, niente. Grazie. Va bene. Direi che possiamo cominciare da dove ci eravamo lasciati la volta scorsa e vi ricordate il percorso che abbiamo fatto? Abbiamo trovato le trasformazioni di Lorentz, definito i tipi di intervallo intervalli che hanno a che fare con le trasformazioni, ricordandovi che l'intervallo minkowskiano definito come delta S quadro uguale C quadro dt quadro meno dx quadro è un invariante per queste trasformazioni di Lorentz. Abbiamo visto alcune caratteristiche di base di questo spazio quadridimensionale, o meglio 3 più 1 dimensionale, che è lo spazio di Minkowski. Abbiamo anche visto la rappresentazione grafica delle trasformazioni di Lorentz nello spazio di Minkowski, che era in effetti una cosa interessante per cui probabilmente vale la pena di spenderci un altro pochino di tempo. Allora, se noi disegniamo questa volta, forse con l'aiuto di un righello viene un po' meglio, una coppia di assi che possiamo chiamare X e C con CT, limitandoci, diciamo, al caso in cui lo spazio è unidimensionale, ma qui in giro possiamo immaginare che ci siano anche Y e Z. Allora, il mio cono di luce in questo spazio sarà la bisettrice di questo quadrante. E lo posso rappresentare con un certo tipo di tratteggio, per esempio, in questa maniera. Ok? E questa per definizione sarà la retta, se volete, CT uguale X. D'accordo? Che è anche, diciamo, un pezzo del cono di luce. Gli eventi che si trovano su questa retta rispetto all'origine costituiscono un intervallo di tipo luce, o come si dice, light-like. Poiché l'intervallo è un invariante, tutto il cono di luce è un invariante di Lorentz, e in effetti il cono di luce non è nient'altro che il luogo geometrico di tutti i punti che sono connessi con l'origine da un intervallo di tipo luce, no? Quindi ce ne sarà un altro pezzo, se volete, qui nel passato, e se volete ci sono anche i prolungamenti degli assi che possiamo definire con un tratteggio per le x negative e per le t negative.
per esempio qui, e naturalmente ci sarà anche questo cono di luce. Scusate, ho perso lo strumento. Questo cono di luce per il secondo e quarto quadrante, naturalmente, no? Ho disegnato pieno e non tratteggiato, ma insomma è la stessa cosa. Questo sarà CT uguale CT uguale meno X, ok? Però siccome il cono di luce è invariante per definizione, questo dovrà essere anche lo stesso cono di luce dovrà anche appartenere agli assi X' e CT'. Cioè questo X uguale CT o CT uguale X che dir si voglia è anche un CT' uguale X'. Abbiamo visto l'altra volta dove stanno questi assi X' e CT', e lo abbiamo scoperto guardando, richiedendo che l'asse X' fosse il luogo geometrico dei punti che hanno T' uguale 0 e viceversa per l'asse T'. E abbiamo scoperto che questi assi stanno in effetti qui. Questo sarà X', ok, e questo qui sarà CT'. Ok. Ok, e naturalmente quest'angolo Φ è uguale a quest'angolo Φ e non è nient'altro che l'arco tangente di beta, essendo beta il nostro V su C. D'accordo? Tutto questo lo ricaviamo banalmente dalle trasformazioni di Lorentz e un pochino di considerazioni geometriche. Naturalmente il cono di luce non è l'unico invariante che può comparire in questo grafico, perché diciamo, in realtà è tutto l'intervallo a essere invariante, e in effetti rispetto all'origine il cono di luce costituisce solo un caso particolare in cui l'intervallo è dato dalla relazione geometrica x quadro meno c quadro t quadro, o se volete meno x quadro più c quadro t quadro uguale meno x primo quadro più c quadro t primo quadro uguale a zero, che ovviamente ha come soluzioni x uguale più o meno ct e x primo uguale più o meno ct primo. D'accordo? Ma invariante è anche meno x quadro più c quadro t quadro uguale a una certa quantità, per esempio 1 o meno 1, quindi più o meno 1, diciamo. Qualunque numero io ci metto a destra lo posso sempre ridurre a 1 dividendo per un'opportuna quantità, quindi ridefinendo le unità di misura, quindi più o meno 1 è proprio il caso che mi interessa considerare qua. D'accordo? E allora queste, nel piano di Minkowski, queste curve sono delle particolari iperboli con asintoti a 45 gradi dagli assi, cioè proprio con asintoti i coni di luce. Passano per i punti di coordinate 1, 0, 0, meno 1, 0, 1 e 0, meno 1, ovviamente, e ci sono essenzialmente quattro rami, di cui uno sarà questo. Purtroppo non c'è un righello per disegnare bene le iperboli, oppure questo,
D'accordo, e questo sarà associato a intervalli di tipo spazio, naturalmente, oppure questo, vediamo un po' come lo disegno, e questo qui che sarà associato a intervalli di tipo tempo. D'accordo? Oh, no, notate che tutta questa iperbole è invariante, sia che scollassi al cono di luce, e quindi a questo oggetto qua, sia che sia effettivamente su un ramo di iperbole effettiva, cioè che può essere questo, oppure questo qui, oppure gli altri, insomma, e variando opportunamente il termine noto di questa iperbole, io riesco a ricavare, diciamo, cioè ridefinendo, se volete, le unità di misura, io riesco a ricavare anche altri rami che, per esempio, stanno qua, ok, o prima qua, d'accordo? In ogni caso, tutta questa iperbole invariante secondo questa relazione qua, quindi meno x' quadro più c quadro t' quadro uguale meno x quadro più c quadro t quadro uguale a quello che è, a più o meno 1 o a 0 come caso particolare. E quindi questo significa che questo punto qui, che ha coordinate 1, 0, deve anche avere coordinate 1' e 0'. Nel senso che questo segmento qui, che magari mi disegno di un colore diverso, okay, è in effetti l'unità di misura nel nuovo spazio, scusate, nelle nuove coordinate. D'accordo? E deve corrispondere a quest'altra qua. Naturalmente, se guardate il primo segmento, cioè quello che posso chiamare, se l'origine ho, questo lo posso chiamare A, per esempio, A primo, e questo qui sotto sarà A. Naturalmente, se lo guardate dalle vecchie coordinate, la lunghezza cartesiana, di OA è differente dalla lunghezza cartesiana di O' a primo, chiaramente. E questo si verifica in maniera banale andando a mettere a sistema la retta di equazione l'asse x primo, che nelle coordinate x e t a banalmente equazione ct uguale a beta x, con questo ramo di iperbole che passa per il punto A e che ovviamente ha equazione meno x quadro più c quadro t quadro uguale a meno 1. Okay, e quindi x quadro meno c quadro t quadro uguale a più 1. No? In effetti, se uno va a sostituire qui dentro ct uguale beta x, trova subito che la condizione che viene fuori è che x quadro meno beta quadro x quadro è uguale a più 1. E quindi x quadro che moltiplica 1 meno beta quadro è uguale a più 1, d'accordo? E quindi x sarà uguale a 1 sulla radice di 1 meno beta quadro, scegliendomi la soluzione positiva, ovviamente, perché sono interessato alla coordinata a primo che ha evidentemente una ascissa positiva quando vista da x, sono interessato all'ascissa di A', e quindi t, diciamo, lo ricavo dal fatto che c per t è uguale a beta per x e quindi è uguale a beta diviso radice di 1 meno beta quadro. Allora, questi qua sono
rispettivamente, cioè questi due oggetti che ho trovato sono rispettivamente la scissa e ordinata del punto A' viste dal sistema X, no? Quindi le coordinate sono banalmente 1 su radice di 1 meno beta quadro e beta su radice di 1 meno beta quadro, e se voglio calcolare la distanza rispetto all'origine, cioè O' A', è banale trovare che questa distanza verrà radice di 1 più beta quadro su 1 meno beta quadro, cioè vista dal sistema X' è maggiore di 1, ok? Ma questo non è affatto una contraddizione, perché la metrica di questo nuovo spazio non è una metrica euclidea, e questo già ce ne eravamo accorti, perché come abbiamo sottolineato a Iosa la scorsa volta, dire che gli assi X e CT sono ortogonali in questo spazio in un senso euclideo non ha invero nessun senso, perché come uno disegna un paio di assi ortogonali, quando fa una trasformazione di Lorentz e ne trova altri due, nel nostro caso X' e CT', questi nuovi assi disegnati sul foglio euclideo non sono ortogonali tra loro. Un corollario associato di questa situazione è che le unità di misura non vengono preservate quando si cambiano gli assi. Quindi, diciamo, gli assi X' e CT' hanno le loro unità di misura, che sono differenti da quelle X e CT, appunto perché la distanza euclidea in questo spazio non è più un invariante metrico, d'accordo? Ma io so quali sono queste unità di misura perché le posso ricavare dal nuovo invariante metrico che esiste, che è l'intervallo minkowskiano, il quale mi dice essenzialmente che questo ramo di iperbole qua, d'accordo, è un invariante, quindi il punto 1, 0 deve corrispondere al punto A, che è 1, 0, deve corrispondere al punto A', che mi fissa proprio come un regolo la nuova unità di misura dello spazio nel sistema primato. Queste sono cose su cui insisto perché ci saranno utili dopo. Oh, un'altra cosa che in realtà non abbiamo visto la volta scorsa, ma vediamo volentieri adesso, è come si rappresenta la distruzione della simultaneità in questo spazio in questo spazio di Minkowski, che deve avvenire. Allora, se io mi ridisegno per semplicità, una coppia di assi, diciamo questi. E questi saranno X e CT, naturalmente. E poi effettuo una trasformazione di Lorentz, non sto nemmeno a disegnare il cono di luce perché non serve, e quindi atterro sul nuovo asse X' e un nuovo asse, diciamo, che fine ha fatto? Almeno conserva memoria dell'angolo. CT primo. Ora posso considerare, come faccio a individuare un evento in questi sistemi, no? In questi due sistemi. Prendiamo per esempio un evento che sta qui, che mi chiamo A. D'accordo? Allora, in X e CT, per trovare la scissa di A, non devo fare altro che prendere il mio righello e tracciare la parallela all'asse CT, fino a incrociare l'asse X.
Quindi questo punto qua che ho appena trovato sarà la scissa di A, sarà x con A, se vogliamo. La scissa x con B, scusate, la coordinata temporale di A, che chiamo t con A, la trovo facendo la stessa cosa, però la parallela la devo tracciare rispetto all'asse x fino a incrociare l'asse t, e quindi arriverò a questo punto che mi chiamerò CTA sostanzialmente. Ho lo stesso evento visto dagli assi x' e ct'. In realtà è molto semplice a trovarsi. Le parallele le devo andare a tracciare rispetto agli assi primati. Allora, per esempio, questa qui sarà la mia x' con A. L'evento è sempre lo stesso, è A. Le coordinate cambiano. Okay? Questa è un po' la logica. E per trovare la coordinata temporale non dovrò far altro che tracciare la parallela all'asse x, e quindi sarà CT'A. A questo punto si capisce molto bene che due eventi che sono simultanei nel sistema x e ct, per esempio se io considero un altro evento b che mi sta qua, ok, la coordinata temporale di questo evento B, ok, sarà identica alla coordinata temporale di A, cioè ci sarà un CTB che mi scriverò qua, quindi CTB uguale CTB uguale a CTA. Ovviamente la coordinata, la vedete, la coordinata spaziale sarà diversa, no? Sarà qui e sarà un xb che è differente da x x'a, ma per come ho scelto le cose la coordinata temporale è la stessa, d'accordo? Se adesso andiamo a vedere la stessa cosa dal sistema x' e ct', vedete le coordinate spaziali continuano a essere diverse, e questo non è sorprendente, ma anche la coordinata temporale è diversa questa volta, perché la coordinata temporale, eccola qua, la trovo facendo una parallela all'asse x' che parte da B e mi andrà a finire qui, e questo sarà CT' con B, che ovviamente è differente da CT' con A. Questa, banalmente, è la rappresentazione geometrica del fatto che due eventi che sono simultanei nel sistema XCT non lo sono nel sistema X' e CT' in generale. Ovviamente vale anche viceversa, cioè se supponiamo di avere due eventi che possiamo chiamare C e D, che stanno qua, no? Quindi C sarà qui e D sarà qua, questi me li sono scelti in maniera tale che questi sono simultanei in X' e CT', come si può vedere dal fatto che la loro coordinata CT'C è uguale a CT'D, d'accordo? E gli eventi sono questo e questo. Nel momento in cui io andrò a calcolare la coordinata in x e ct, dovrò tracciare le parallele rispetto a un asse diverso, cioè all'asse x, ok? E quindi questo sarà c per tc. Cosa è assai fastidiosa. Questo sarà C per TC e questo sarà C per TD. E quindi
i due eventi non sono più simultanei nel sistema di riferimento K. D'accordo? Faremo molto uso di questi diagrammi quando andremo a vedere alcune conseguenze fenomenologiche delle trasformazioni di Lorentz, come le famigerate contrazioni di lunghezze e dilatazioni dei tempi, di cui senz'altro avete sentito parlare. Naturalmente uno può anche fare dei semplici esercizi, ed è il caso magari di farne un paio insieme prima di andare avanti sulla simultaneità, giusto esercizi molto banali, solamente per capire se uno ha capito un po' come si applicano queste trasformazioni. Ad esempio, prendiamo proprio due esercizi, un paio di esercizi numerici del libro. Supponiamo di avere due eventi A e B che sono simultanei in un sistema di riferimento inerziale dato. Per esempio, lui vi dice che A, l'evento A, ha delle coordinate x con A uguale un metro. Questo non è un uguale, ma è un due punti. Ha delle coordinate x con A uguale un metro e t con A un nanosecondo. Scelgo l'unità di misura così perché evidentemente sono convenienti. D'accordo? Quindi metri e nanosecondi, perché di mezzo ci sarà la velocità della luce. Mentre l'evento B ha coordinate x con b uguale 3 metri e t con b uguale sempre un nanosecondo, detto che sono simultanee. Allora uno può andare a chiedersi qual è l'intervallo temporale tra i due eventi in un sistema di riferimento inerziale K' che è in moto rispetto a K lungo l'asse X, cioè esattamente nel caso che abbiamo considerato disegnando gli assi in maniera disegnando prima gli assi con dei valori di beta che possono essere beta uguale 0,1, 0,1, ok, beta uguale 0,5 e beta uguale 0,9. Da un punto di vista grafico, gli eventi che stiamo considerando sono proprio come gli eventi A e B del grafico precedente, d'accordo? E vogliamo capire qual è l'intervallo T'B meno T'A, che ci aspettiamo essere differente da zero. Per trovarlo uno non deve fare altro che bussare alla trasformazione di Lorentz, perché banalmente troverà che C per delta T' sarà uguale a gamma volte C per delta T meno beta per delta X, dove qua delta T è uguale a zero, ma delta X è uguale a 3 meno 1 metri e quindi uguale a 2 metri. D'accordo? E quindi C per delta T' sarà uguale a meno gamma volte beta per delta X. D'accordo? E quindi delta T' sarà uguale a meno gamma volte beta per delta X su C, e questa cosa sarà, mettendoci i numerelli che ci dà il testo, meno gamma volte beta per 2 metri, ok? E 1 su C lo posso esprimere ad esempio come C è chiaramente 3 in 10 alla 8 metri al secondo, se la memoria non mi inganna,
E quindi questo è, come dire, passo ai nanosecondi e questo sarà quindi 3 in 10 a meno 1 metri per nanosecondo. Ok? E quindi l'inverso di, e quindi 1 su C sarà 10 terzi nanosecondi su metro. D'accordo? E quindi delta T' dell'esercizio sarà meno gamma beta per 2 metri per 10 diviso 3 nanosecondi su metro. Ok? E ce l'abbiamo naturalmente in nanosecondi, quindi meno gamma beta per 10 terzi in nanosecondi. Banale, d'accordo? A questo punto uno deve scoprire chi è, chi, diciamo, se beta è uguale a 0,1, gamma è uguale 1 su radice di 1 meno beta quadro, e questo oggetto sarà 1 sulla radice di 1 meno un decimo al quadrato, quindi un centesimo. Sarà la radice di 100 diviso 99, cioè 10 diviso radice di 99, che differirà da 1 essenzialmente per la terza cifra. Quindi sostanzialmente quasi 1 a tutti gli effetti, nonostante il 10% della velocità della luce non sia una velocità piccola, il gamma non si discosta in maniera significativa da 1, lo possiamo prendere uguale a 1 senza fare un errore significativo. E quindi delta T' in questo caso sarà circa uguale a beta per 10 diviso 3 nanosecondi, cioè sarà uguale a un terzo di nanosecondo. Allo stesso modo posso calcolare la stessa. Posso fare lo stesso conto per beta uguale 0,5 e veramente si tratta di algebra perché qui il gamma sarà uguale a 2 diviso la radice di 3, cioè sarà, occhio e croce, qualcosa come 1,15. D'accordo? E quindi il delta T' in questo caso gamma lo devo considerare sarà circa uguale a 2, anzi sarà proprio uguale a 2 diviso la radice di 3 per 10 terzi per un mezzo, ok? E questa cosa farà radice di 3. 10 radice di 3 fratto 9, cioè sarà qualcosa dell'ordine di, non so, un po' più piccola di un paio di nanosecondi. Se vi divertite a fare il caso in cui beta è uguale a 0,9, ovviamente scoprite beta uguale a 0,9, andate a scoprire che il gamma esplode in maniera più significativa, perché gamma in questo caso sarà 1 diviso la radice di 1 meno 9 decimi al quadrato, quindi 81 centesimi, ma questo è una. Qui sotto c'ho naturalmente una terna pitagorica, quindi questa cosa mi farà 10 terzi. Ok? E quindi comincia a diventare circa un fattore 3, il che mi dilaterà l'intervallo fino a circa 6 nanosecondi e così via.
può divertirsi a fare esercizi di questo genere che dopo un po' si riducono essenzialmente a fare algebra, di concettuale non c'è niente. Facciamone comunque un altro e consideriamo questa volta due sistemi di riferimento che sono in moto relativo con una velocità bassa, quindi la velocità sia 30 metri al secondo. No, che è una velocità da auto, se vogliamo, no? Sono poco più di 100, da automobile, sono poco più di 100 km all'ora. Abbiamo due eventi, A e B, che avvengono uno sul nostro pianeta e un altro su una galassia lontana, lontana, tanto per citare un film famoso di altri tempi. Ok? Nel nostro sistema di riferimento sono eventi simultanei, d'accordo? Quindi l'osservatore in K vede, noi che siamo osservatori in K, vediamo questi eventi avvenire simultaneamente sulla Terra e sulla galassia lontana, lontana. Oh, la domanda a questo punto è: quanto deve valere la distanza di che separa la Terra da questa galassia affinché l'intervallo temporale misurato tra i due eventi in K' sia di un anno? Ok, per farlo non dobbiamo fare nient'altro che riprendere la stessa formulina da trasformazione di Lorentz e scrivere che C per delta T è uguale a gamma volte C dt meno beta per delta X. Adesso in K delta T è uguale a 0 e ovviamente delta X è uguale a D. Ok? C per delta T' sarà uguale a gamma volte meno gamma beta volte per D, d'accordo? E se pongo delta T' uguale a un anno, ok, che è quello che mi si chiede, e ne prendo il modulo, poi sul segno ci ritorniamo, è una cosa che vi dovevo dire prima. Abbiamo che C per il modulo di delta T' è uguale a gamma beta per il modulo di D. Ok? Allora se delta T' è un anno moltiplicato per C, questo mi farà un anno luce, ovviamente, no? Quindi un light year o anno luce è uguale a gamma beta per il modulo di questa distanza d. Adesso se v è uguale a 30 metri al secondo, beta sarà 30 metri al secondo diviso 3 in 10 alla 8 metri al secondo. Ok? Quindi sarà circa 10 a meno 7. Ok, circa perché 3 in 10 alla 8 metri al secondo è una misura approssimata della velocità della luce. Quindi di fatto gamma sarà circa 1, ok, perché differisce da 1 per qualcosa che è dell'ordine di v quadro su c quadro, ok, quindi per tutti gli effetti è 1, e quindi la distanza d della nostra galassia dovrà essere 1 su 10 a meno 7 anni luce, e quindi sarà qualcosa dell'ordine di 10 alla 7 anni luce, una distanza in effetti da galassia, perché la galassia a spirale di dimensioni significative più vicino alla nostra, Andromeda, è circa un paio di milioni di anni luce. Qui ce ne abbiamo essenzialmente 10.
E niente, poi io vi invoglio naturalmente a provare a fare da soli gli esercizi che sono sul libro. Questi per cominciare sono banali, poi man mano che diciamo, gli argomenti diventano più spessi, gli esercizi chiaramente diventano meno banali. Come prossimo argomento, vorrei fare una cosa che vi avevo promesso avremmo fatto, che è l'esperimento di Michelson e Morley. Lo trattiamo a livello di, come dire, quasi di curiosità, ecco, perché non ha più un'implicazione scientifica forte come ce l'aveva all'inizio del Novecento, però da un punto di vista storico è interessante sapere in che cosa consistesse. Prima di fare questo, però, fatemi fare un brevissimo recap di quello che abbiamo visto fino adesso. Ed è, diciamo, questo ha coinciso con l'introduzione. Questo nuovo, il nuovo argomento introdotto è stato questo spazio di Minkowski, naturalmente. Che diciamo, uno ha una struttura particolare. Che essenzialmente ha a che fare con la definizione del cono di luce, no? Pensando allo spazio di Minkowski, dobbiamo pensare che a ogni evento A, non so, B, C, qualunque cosa, ad ognuno di questi eventi sia associato un cono di luce. Ok? Lo spazio di Minkowski è essenzialmente una collezione di eventi e un cono di luce attorno a ogni evento, indipendentemente dal fatto che io ci introduca delle coordinate o no. Anche se ho una linea di universo, di una particella che mi attraversa lo spazio di Minkowski, come per esempio questa, io devo pensare a ogni evento che appartiene a questa linea di un universo come dotato del suo bravo cono di luce, no? Questa struttura è molto differente dalla struttura di un universo in cui vale la fisica di Newton, in cui essenzialmente ho un asse temporale univoco. Diciamo che lo disegniamo un po' meglio. D'accordo. Per cui, per esempio, questo è un asse temporale e divido il mio spazio di Galileo in fette. No? Fette di tempo, se vogliamo, per cui il fatto che, per esempio, questo punto qui che chiamo A e il punto B siano caratterizzati dall'avere la stessa coordinata temporale è una cosa vera in tutti i sistemi di riferimento inerziali, così che diciamo la stessa cosa è valida per questi punti C e D. Okay? Il tempo è differente, il che significa che questa slice è differente da questa, ma gli osservatori concordano sul fatto. Tutti gli osservatori inerziali concordano sul fatto che A e B abbiano la stessa coordinata temporale e allo stesso modo C e B. Quindi, in un certo senso, anzi in un senso molto pratico, il tempo è assoluto,
nello spazio di Galilei, quindi A e B sono simultanei a un certo tempo T in qualsiasi sistema di riferimento inerziale, mentre lo spazio non lo è. Ok? Per esempio, il fatto che A e B abbiano o no la stessa coordinata Y mi dipende da come ho definito l'asse Y. Non c'è una coordinata univoca, ok? Non c'è una convenzione univoca, d'accordo? Nello spazio di Minkowski, invece, che è questo che sta qui a destra, non c'è un tempo assoluto e nemmeno uno spazio assoluto, perché gli invarianti non hanno a che fare direttamente né col tempo né con lo spazio, ma con una loro combinazione che in ultima analisi è quella che genera il cono di luce, no? Quindi nello spazio di Minkowski non ci sono fette temporali privilegiate, d'accordo? Quello che è veramente fondamentale è la nozione di spazio-tempo, d'accordo? Tornando indietro nello spazio di Galilei, ci sono qui solamente tre possibili direzioni spaziali. Scusate, direzioni spazio-temporali, che sono la direzione, diciamo così, puramente spaziale o space-like, che è quella degli eventi, di tutti e soli gli eventi contemporanei, ok? Poi c'è un futuro necessariamente di tipo tempo, nel senso che se avete un evento piazzato qui all'origine, il suo futuro è tutto questo semipiano, e c'è un passato di tipo tempo, d'accordo? Che appartiene, diciamo, a, costituisce l'altro semipiano, quindi questo è il passato di tipo tempo, questo è il futuro di tipo tempo, e la curva dei punti cospaziali è essenzialmente un piano, se volete, o una retta in questa cosa, in questa rappresentazione bidimensionale. La situazione nello spazio di Minkowski è più complessa, perché ci sono cinque tipi di direzioni nello spazio-tempo, perché devo considerare l'esistenza del cono di luce. Ok, quindi ho il mio evento all'origine del cono di luce, ok? Gli eventi interni al cono di luce costituiscono o il futuro di tipo tempo o il passato di tipo tempo. Gli eventi sul cono di luce sono il futuro di tipo luce oppure il passato di tipo luce, e gli eventi esterni al cono di luce sono di tipo spazio, ok? Le traiettorie di particelle fisiche si muovono all'interno del cono di luce, d'accordo? Vedremo poi che in effetti tutte le particelle massive si muovono rigorosamente all'interno del cono di luce, mentre tutte le particelle senza massa si muovono rigorosamente sul cono di luce. Nel regno space-like, che è questo qui esterno, non c'è nessuna chiara distinzione tra futuro e passato, e in effetti abbiamo visto che per questi eventi che la volta scorsa abbiamo visto che per questi eventi che sono separati dall'origine da un intervallo di tipo spazio, è sempre possibile scegliere un sistema di riferimento in cui questi eventi ti diventano
simultanei, e quindi queste regioni qui esterne al cono di luce definiscono un eterno presente, se vogliamo. In effetti si può dimostrare di più, si può dimostrare che dati due eventi di tipo spazio, separati da un intervallo di tipo spazio, io posso anche fare in modo di rovesciare il segno dell'intervallo temporale che li separa, se non è nulla. E quindi, abbiamo in effetti visto anche questo, in questa regione esterna al cono di luce è violata la causalità. Ok? Ma queste, diciamo, per connettere gli eventi che appartengono a questa regione di tipo spazio, per connetterli all'origine, io devo evidentemente far viaggiare un segnale a velocità maggiore della velocità della luce, e questo non è possibile. Se uno guarda meglio il rapporto tra il lato destro e il lato sinistro di questa lavagna, si accorge in realtà che uno può passare dallo spazio di Minkowski allo spazio di Galileo schiacciando il cono di luce, no? Uno può passare da questo a questo, da questo per esempio può passare a un cono di luce ancora più schiacciato, fino ad arrivare a un oggetto che è un piano, d'accordo? E quindi uno arriva in questo modo da questa situazione a questa situazione schiacciando il cono di luce. E poiché l'apertura del cono è data da C, è evidente che sto facendo un limite per C che va all'infinito. Quindi per C che va all'infinito la relatività ristretta, la relatività speciale va nel mondo di Newton. Ok, e quindi il cono di luce essenzialmente si appiattisce fino a diventare quella time slice, quella slice di tipo tempo che abbiamo visto nello spazio di Galileo. Quindi in ultima analisi, nella relatività speciale, la velocità della luce C ha uno stato simile a quello che è una velocità infinita nel mondo di Newton. Ok? Quindi è facile dedurre che questa velocità non può essere superata. È finita, ma gioca il ruolo di una velocità infinita. Ok? In effetti è facile convincersi che viaggiare a una velocità maggiore di quella della luce in un mondo in cui vale, nel nostro mondo in cui vale la relatività speciale, renderebbe possibili i viaggi nel tempo, no? Proprio per quello che ho appena detto, che ho detto poc'anzi, perché se io viaggio ad una velocità maggiore della velocità della luce, connetto eventi di tipo spazio, mi muovo fuori evidentemente dal cono di luce, evidentemente connetto eventi di tipo spazio e quindi sono in grado di rovesciare il segno dell'intervallo temporale, e questo equivalrebbe a viaggiare indietro nel tempo. D'accordo? In effetti, se ripensate per un attimo al mondo di Newton, viaggiare più veloce della velocità della luce in quel caso significa viaggiare più veloce di una velocità che è già infinita, ok? Perché il mondo di Newton ha un limite in cui ci va all'infinito. Allora, viaggiare a una velocità infinita significa coprire una distanza finita in un tempo nullo, evidentemente. D'accordo? Per fare più di questo, posso coprire una distanza finita in un tempo negativo, e quindi anche in questo caso starei viaggiando indietro nel tempo. D'accordo? Quindi l'unica differenza nel modo in cui abbiamo impostato le cose
tra il mondo di Newton e il mondo della relatività speciale è che in entrambi i casi abbiamo una costante di natura che gioca il ruolo di una velocità non superabile, solo che nel caso del mondo di Newton questa velocità è in effetti infinita. Nel caso della relatività speciale è finita. Ok, ma in entrambi i casi gioca il ruolo di velocità al limite. D'accordo? Quindi questa è, secondo me, una, come dire, una un paragone simpatico. Andiamo a vedere adesso l'esperimento di Michelson e non Michelson, come spesso si sente, e Morley. Di che cosa si tratta? È un esperimento molto in voga tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX secolo, e lo scopo era di misurare la velocità della Terra rispetto al vento di etere, se vogliamo, no? L'etere essendo quel mezzo inventato per ragioni concettuali e che in effetti non esiste nel nostro mondo, rispetto a cui la velocità delle onde elettromagnetiche è C. No, sappiamo che in relatività speciale non ce n'è bisogno alcuno, perché la velocità delle onde elettromagnetiche è C in tutti i sistemi di riferimento inerziali, e in effetti è in tutti i sistemi di riferimento e basta, ma la relatività speciale ha questi sistemi di riferimento privilegiati, insomma, no? Che sono i sistemi di riferimento inerziali. D'accordo? E allora, diciamo, uno assume un punto di vista newtoniano e la velocità della luce è C solo rispetto a un sistema di riferimento privilegiato, che è quello solidale con l'etere, allora evidentemente quando uno sta fermo sulla Terra che attraversa l'etere e ne sente il soffio, il vento, allora evidentemente le velocità si devono comporre. Come si devono comporre? Beh, si devono comporre secondo le trasformazioni di Galileo. Allora, considerate questo apparato sperimentale. Abbiamo una sorgente che metto qua di luce, e questa sorgente mi emana un raggio. Ok, questo raggio arriverà da qualche parte e rimbalza su uno specchio. No, questo sia uno specchio. Da qualche parte, però, in mezzo a questo cammino ottico, c'è un altro specchio che gode della caratteristica di essere semi-trasparente, cioè quando un raggio di luce ci arriva sopra, in parte passa e in parte rimbalza. Ora, questo specchio semitrasparente è orientato a 45 gradi, quindi per le ben note da voi leggi dell'ottica, diciamo, un raggio passerà, ed è quello che ho disegnato, e c'è un altro raggio che invece rimbalza, viene riemesso dallo specchio e andrà a compiere un percorso a 90 gradi rispetto a quello che ho disegnato, finendo a rimbalzare su un altro specchio che sta qua sopra. D'accordo? Allora, il primo raggio evidentemente rimbalzerà indietro e farà questo percorso qua, ok, rimbalzando ancora sullo specchio semitrasparente, in parte magari lo riattraversa, dipenderà da come è fatto lo specchio, ok, ma non ci interessa. Farà questo percorso e verrà, diciamo, all'oculare di un dispositivo particolare, diciamo un microscopio, ok?
o, se volete, lo potete pensare come un telescopio a focale ridotta. D'accordo? Il raggio che invece è rimbalzato sull'altro specchio farà in effetti quest'altro percorso, ok? E andrà anche questo a essere focalizzato sul piano focale di questo dispositivo ottico. D'accordo? Supponiamo che tutto l'oggetto è in moto insieme alla Terra, che non ha una velocità orbitale piccola. La velocità orbitale della Terra è circa 30 km al secondo, d'accordo? E la velocità e tutto questo oggetto è all'inizio allineato in modo che il primo braccio che ho disegnato sia parallelo a V, mentre il secondo braccio è ortogonale rispetto a V. Allora, consideriamo dapprima il raggio che passa lo specchio semitrasparente, rimbalza su questo specchio che chiamo R1, mentre questo sarà R2, R ovviamente per riflessione, e nel sistema di riferimento della laboratorio, che non è quello dell'etere, evidentemente la velocità della luce di questi due raggi sarà rispettivamente c più v e c meno v da banale, diciamo, composizione galileiana delle velocità, ok? E quindi avrà ve velocità c più v. Se la direzione di V è quella che ho disegnato qui tra lo specchio semitrasparente e R1, mentre avrà, quindi in questa direzione avrà velocità C più V, in quest'altra direzione avrà evidentemente velocità C meno V. E quindi uno può banalmente calcolare il tempo di percorrenza totale per attraversare lo specchio semitrasparente, andare a rimbalzare su R1 e tornare allo stesso specchio semitrasparente. Il tempo sarà pari banalmente a un tempo che chiamo T1, che sarà L1, se L1 è questa distanza qua tra lo specchio semitrasparente e lo specchio R1. Quindi sarà R1 fratto C più V più L1 fratto C meno V. Allora, qui si tratta di fare dell'algebra davvero banale, perché tutto questo lo posso raccogliere a denominatore comune come C più V su C meno V, e quindi avrò L1 che mi moltiplica C meno V più C più V, quindi vedete che V e V se ne vanno via. Tutto questo oggetto sarà 2 volte L1 che moltiplica 1 su 1 meno V quadro su C quadro. Il gamma di Lorentz non c'entra niente, se vogliamo, questa non è relatività, è meccanica di Newton. A questo punto dovremmo, diciamo, calcolare il tempo di percorrenza. Dobbiamo calcolare anche il tempo di percorrenza t con 2, che è quello re relativo al braccio ortogonale, cioè a questo. E questo sarà una distanza L2, no, d'accordo? Cioè, mentre questa distanza è L1, questa la chiamo L2. Questo è leggermente più complicato, perché ancora una volta la velocità della luce in questo braccio ortogonale non è C, non vi sbagliate, perché io devo fare la composizione di velocità però tra due velocità che sono a 90 gradi tra loro, d'accordo, tra V e C.
Allora, posso o restare nel sistema di riferimento del laboratorio e fare la composizione di velocità tra due vettori ortogonali, che assumo sappiate fare, oppure faccio una cosa leggermente più elegante e mi metto nel sistema di riferimento dell'etere, per cui questo processo, cioè l'emissione dallo specchio semi-trasparente, il rimbalzo sullo specchio R2 e il successivo ritorno allo specchio semi-trasparente, dal punto di vista del sistema dell'etere, in realtà è visto così, no? Cioè abbiamo questo specchio a 45 gradi che emette un raggio, lo specchio R2 è là sopra, quindi questo viene emesso, mi rimbalza su R2, mi torna indietro nello specchio che si è mosso, perché sto vedendo questo dal sistema di riferimento dell'etere, e questo tempo, diciamo, questo spazio qui sarà V per T2, d'accordo? Mentre tutta questa distanza qui è evidentemente L2, d'accordo? Quindi il tempo di percorrenza T2 uno lo trova banalmente applicando il teorema di Pitagora a questo triangolo rettangolo qua, d'accordo? E quindi scopre che la radice quadrata di L2 al quadrato, cioè questa distanza qui al quadrato più V per T2 mezzi, cioè metà di questa, la lunghezza di questo cateto qui è V per T2 mezzi al quadrato, deve essere uguale all'ipotenusa, che ovviamente ha lunghezza C, perché questo raggio qui viaggia a velocità C, scusate il pasticcio, ok? C per T con 2 mezzi, ovviamente. Questo perché il tempo di andata, rimbalzo e ritorno ha da essere C per T. Da questo, senza fare composizioni di velocità antipatiche, uno riesce a ricavare chi è CT2, no? Perché basta che uno eleva al quadrato e ottiene che L2 quadro più V quadro T2 quadro quarti ha da essere uguale a C quadro T2 quadro quarti. Ok? E quindi uno scopre che 4 L2 quadro deve essere uguale a V quadro meno C quadro T2 quadro, okay. E quindi in ultima analisi che T con 2 deve essere uguale a 2 L2 su C per 1 diviso la radice di 1 meno V quadro su C quadro. Okay, avendo estratto la radice. E quindi la differenza fra T2 e T1 non è zero, d'accordo? Questa differenza sarà delta T, okay, e questo sarà definito come T con 2 meno T con 1, preso in maniera tale da essere positivo, e questa uno scopre essere 2 volte su C, L2 diviso radice di 1 meno V quadro su C quadro meno L1 diviso 1 meno V quadro su C quadro, banalmente. Ok? Andando a sommare, a sottrarre da questa qui, questa qua sopra. Qui probabilmente ho fatto un errore perché questo non ha le dimensioni di un tempo, questo era un 2L1 su C, naturalmente. Ok? Va bene, a questo punto, quindi i tempi
che questi due raggi di luce impiegano a percorrere i cammini ottici che abbiamo considerato sono diversi e se diciamo tutto questo viene osservato nel piano focale di un cannocchiale, d'accordo, io posso sperare di osservare un fenomeno di interferenza, no, di interferenza della luce, che è una cosa che probabilmente ancora non avete visto a Fisica 2, ma forse vi ricordate dagli studi superiori che la luce ha questo disgraziato vezzo di fare interferenza in alcune condizioni, e questa cosa torna molto utile per fare misure di precisione in quello che si chiamano, negli strumenti che si chiamano interferometri. Tutto questo oggetto è un prototipo di interferometro particolare che si chiama interferometro di Michelson. Oh, come faccio a apprezzare l'interferometria? Beh, posso pensare di prendere l'interferometro e ruotarlo di no 90 gradi, no? La rotazione non è una cosa semplice dal punto di vista sperimentale. Sicuramente non mi conviene smontarlo e rimontarlo a 90 gradi, perché se lo faccio la probabilità di fare casino è 1, okay? Perché non ritroverò mai le stesse distanze. Anche ruotarlo trascinandolo sul pavimento non è molto carino, perché si rischia di rovinare qualcosa. Michelson e Mori avevano brillantemente risolto il problema mettendo la strumentazione a galleggiare su un bagno di mercurio. E quindi la rotazione di 90 gradi era semplice, insomma, no? Se uno, diciamo, vuole fare la stessa cosa e ruota di no 90 gradi, e si ricalcola la differenza di percorrenza dei fasci, beh, non c'è bisogno di rifare i conti per scoprire che delta t primo sarà questa volta uguale a 2 su c, e ci avrà sempre L2 diviso 1 meno v quadro su c quadro meno L1 diviso radice di 1 meno v quadro su c quadro. Ok? Quindi delta t primo è evidentemente diverso da delta T. Quindi se io, diciamo, faccio una misura, registro la posizione delle frange di interferenza, ruoto il tutto di no 90 gradi, mi aspetto che la posizione delle frange di interferenza sia cambiata, cioè mi aspetto di osservare un certo spostamento delle frange di interferenza, così come le vedo al piano focale di questo cannocchiale. D'accordo? In particolare, uno sa che delta T' meno delta T è ovviamente calcolabile e verrà 2 volte L1 più L2 diviso C, che moltiplica 1 su 1 meno V quadro su C quadro meno 1 su radice di 1 meno v quadro su c quadro. Basta fare questo meno questo e il conto è davvero banale. D'accordo? Se uno si vuole togliere le radici che sono antipatiche, e queste frazioni e la radice, può pensare di sviluppare questa quantità in parentesi quadre in potenze di beta, cioè di V su C, e può pensare di fermarsi all'ordine 2, no? Allora, uno se lo fa, scopre che 1 su 1 meno V quadro su C quadro è all'ordine 2, è circa uguale a 1 più V quadro su C quadro. D'accordo? Mentre 1 su radice di 1 meno v quadro su c quadro è circa uguale a 1
più V quadro su C quadro è un fattore e un mezzo. Ok, tutto questo deriva dal fatto che 1 più x alla alfa è circa uguale a 1 più alfa x quando x è piccolo. Ok, e qui alfa è meno 1 o meno un mezzo. Quindi notate che l'effetto all'ordine v su c è zero, nel senso che l'ordine v su c non si aspetta nessuna differenza di percorrenza tra il caso di orientamento a 0 gradi e il caso di orientamento a 90 gradi. Quindi non si aspetta l'ordine v su c di osservare alcuno sfasamento. Te lo aspetti però, sempre nella meccanica di Newton, all'ordine v su c quadro. Ora, tutto questo vi dovrebbe far capire che si tratta in effetti di una misura di una certa precisione. Ed è la ragione per cui si è potuta fare solo con gli interferometri, progettando un interferometro apposito, perché l'interferometro serve appunto ad osservare degli sfasamenti molto piccoli. Il beta della Terra, con una velocità orbitale di 30 chilometri al secondo, è 10 a meno 4. Quindi beta quadro siamo all'ordine di 10 a meno 8. E quindi osservare uno sfasamento o una differenza di tempi di percorrenza luce con una precisione di una parte su 100 milioni, che insomma era nel 900 un bel successo, all'inizio del 1900 era sicuramente un bel successo tecnologico. Oggi si riesce a fare di molto molto meglio. Per esempio, sono interferometri, ancorché con bracci chilometrici, ma molto più lunghi, quelli che recentemente, qualche anno fa, hanno visto le onde gravitazionali da sorgenti astrofisiche, perché l'onda gravitazionale che passa mi cambia le distanze dei bracci, mi cambia le lunghezze dei bracci di questo interferometro e quindi mi cambia i tempi di percorrenza luce. Ma torniamo al caso in questione, no? Quindi se uno fa questa espansione, scopre che all'ordine beta quadro, delta t primo meno delta t è circa uguale a L1 più L2 fratto C per V quadro su C quadro. D'accordo? A questo punto supponiamo che la luce che ci ho mandato sopra abbia una frequenza nu e un periodo tau che è uguale a 1 su nu e una lunghezza d'onda lambda tale che lambda per nu è uguale a C. Ok, o lambda su tau è uguale a c, d'accordo? Allora, lo sfasamento misurato in termini del periodo, delta t primo meno delta fratto tau, è uguale a nu volte delta t primo meno delta. Ancora una volta, tau è il periodo della luce e nu è la sua frequenza. Siccome lambda nu è uguale a c, da questa formulina qua sopra, tutto questo è uguale a L1 più L2 misurato in termini di lambda per V quadro su C quadro. D'accordo? Ma d'altra parte, delta T primo meno delta T su tau è anche, diciamo, è una misura dello sfasamento che devo osservare nelle frange, no? Per
se pensate che la pulsazione è 2 pi greco su tau, questo è proprio l'angolo di sfasamento a meno di 2 pi greco. Okay? E quindi questo oggetto qui lo posso chiamare delta n se volete. E se ci mettete i valori originali dell'esperimento di Michelson e Morley, cioè L1 uguale L2 uguale 11 metri, più lo faccio lungo è meglio apprezzo, però farlo molto lungo è difficile. V è uguale a circa 30 km al secondo, cioè un beta di 10 a meno 4, perché è la velocità orbitale della Terra. Lambda, la luce che ci hanno mandato sopra, era visibile e aveva una lunghezza d'onda di 5,5 in 10 a meno 7 metri. Ok, il conto vi dice delta n uguale 0,4, cioè mi sposto essenzialmente di me mezzo massimo. Ok? O meglio, questo è il risultato atteso. È, come dire, ovvio dire che invece non fu osservato alcuno spostamento delle frange di interferenza. Alla luce della relatività speciale, il risultato negativo si spiega molto bene. La velocità della luce è la stessa a 0 gradi e a no 90 gradi, perché non si compone col moto della Terra, in quanto ha da essere la stessa in tutti i sistemi di riferimento inerziali. E quindi, da un punto di vista relativistico, non c'è da attendersi alcuno spostamento delle frange, e infatti non si è osservato. Da un punto di vista newtoniano, la conclusione che uno può trarre è che il vento d'etere non dà segni di vita. Okay? E questo ha mandato un po' in crisi la teoria dell'etere, okay? Quella in cui esisteva un sistema di riferimento privilegiato in cui la velocità di propagazione dei segnali elettromagnetici è C. È corretto dire però che le origini della relatività ristretta non sono tanto in esperimenti di questo genere, che sono stati abbastanza irrilevanti per le deduzioni che ha fatto Einstein, ma molto di più nella asimmetria tra i sistemi di riferimento in moto a cui è soggetta la fenomenologia elettromagnetica, cioè quelle cose che abbiamo visto durante la prima lezione. Bene, io direi che se mi concedete solamente i 10 minuti che abbiamo perso, se vi è possibile, in modo da chiudere l'argomento, volevo farvi vedere una cosa simpatica, che è, diciamo, un altro limite delle trasformazioni di Lorentz differente dalle trasformazioni di Galileo. Le trasformazioni di Galileo, come sa sapete, si ottengono dalle trasformazioni di Lorentz nel limite in cui C va all'infinito, d'accordo? E questo corrisponde a un limite di basse velocità, quindi V molto più piccolo di C, e contemporaneamente di, diciamo, di grandi intervalli di tempo, quindi delta x deve essere molto più piccolo di c per delta t, d'accordo? Quindi piccoli spazi o equivalentemente grandi intervalli di tempo e limite in cui le ve velocità dei sistemi di riferimento sono più piccoli delle de velocità della luce. No, tutto questo confluisce alla fine in C che va all'infinito.
all'infinito e quindi essenzialmente il cono di luce che si schiaccia sull'eterno presente. Abbiamo detto in passato che in effetti queste due condizioni devono essere entrambe soddisfatte, no? Non basta dire che V è più piccolo di C, ok? Deve valere anche quest'altra, ok? E insieme sono rappresentabili da questa. Però ci può essere un altro limite in cui V è più piccolo di C, ok? Ma C non sta andando all'infinito, ma anzi sta andando a zero, ok? E questa cosa si ottiene rovesciando questa seconda condizione e quindi avrò che delta X è molto maggiore di C per delta T. Cioè questo è un altro limite, mentre il limite di Galileo è un limite di basse velocità e grandi intervalli temporali, secondo questa, qui abbiamo ancora una volta un limite di basse velocità, ma un limite di grandi intervalli spaziali, quindi grandi intervalli, se volete, di tipo spazio, ok? Questo, diciamo, in questo limite si ottengono delle trasformazioni che si chiamano trasformazioni di Carroll. Hanno un interesse accademico, non sono delle trasformazioni di un mondo fisico e tantomeno sono le trasformazioni del nostro mondo, che sono le trasformazioni di Lorentz e per le quali le trasformazioni di Galileo costituiscono un limite accettabile in alcune condizioni che sono queste, cioè essenzialmente ci va all'infinito. Però uno può divertirsi a cercare quest'altro limite di basse velocità e grandi intervalli spaziali e capire un po' che succede. Per farlo, riscriviamo le trasformazioni di Lorentz per gli intervalli e scopriamo che delta x' è uguale a delta x meno v delta t per gamma, quindi diviso la radice di 1 meno v quadro su c quadro, e delta t' è uguale a delta t meno v su c quadro delta x diviso ancora radice di 1 meno v quadro su c quadro. Adesso se uno fa il limite c che va all'infinito, banalmente ottiene la trasformazione di Galileo, quindi delta x' uguale delta x meno v per delta t, e delta t' uguale delta t, quindi spazio non assoluto e tempo assoluto. Se uno fa invece il limite v molto minore di c e delta x molto maggiore di c per delta t, allora la prima, questa qui sopra, mi diventerà delta x' uguale delta x, perché delta x è molto maggiore di c per delta t, e poiché v è molto più piccolo di c, è anche molto maggiore di v per delta t. Cambia invece la trasformazione per il tempo, e quindi dal tempo, dalla trasformazione del tempo, abbiamo che delta t' sarà delta t meno v su c quadro fratto delta x, dove il gamma di Lorentz è comunque andato a 1, perché v è in ogni caso sia nel limite galileiano che in questo di Carroll è andato, diciamo, v è comunque molto più piccolo di c. D'accordo? Queste trasformazioni per gli intervalli corrispondono a trasformazioni spazio-temporali di questo tipo: x' uguale x, t' uguale t, meno un certo parametro che posso chiamare, non so, alfa per x, dove evidentemente alfa ha le dimensioni dell'inverso di una velocità. E queste sono le trasformazioni di Carroll. D'accordo?
per capire un pochino che cosa mi rappresentano queste trasformazioni, è bene andare a rappresentare in un diagramma spazio-temporale. Se io prendo le trasformazioni di Minkowski, sullo spazio di Minkowski, e compio una trasformazione di Lorentz, gli assi CT e X, abbiamo visto, mi si vanno a rappresentare, mi vanno a diventare gli assi X' e CT' che sono questi, lasciando ovviamente invariante il cono di luce. Oh, una cosa che non so se vi siete mai chiesti è che succede alla trasformazione di Galilei. Invece la trasformazione di Galilei è, diciamo, caratterizzata dall'avere x' uguale x meno vt e t' uguale t. Quindi se questi x sono x e ct in un mondo in cui vale la trasformazione di Galilei, e quindi il cono di luce è spiattellato qua giù, allora l'asse CT', cioè il luogo geometrico dei punti che hanno x' pari a zero, io lo ottengo mettendo x' uguale zero in questa, e mi viene che questa è la retta x uguale vt, e quindi l'asse t' è questo. Per converso, l'asse x non cambia, perché l'asse x è il luogo dei punti per cui l'asse x' è il luogo dei punti per cui t' è 0, e siccome t' è uguale a t, questo luogo geometrico non mi cambia. E quindi vedete che la trasformazione di Galilei è strana nello spazio di Minkowski, se volete, o nello spazio-tempo. È una trasformazione in cui l'asse temporale viene inclinato, ma l'asse spaziale no. Mentre la trasformazione di Minkowski è una trasformazione in cui entrambi gli assi vanno a stringersi sul cono di luce, d'accordo? Oh, la trasformazione di Carroll è anch'essa una trasformazione strana, ma quella in cui l'asse CT' non cambia e cambia l'asse X', scusate, questo è X, cambia l'asse X' che mi diventerà questo. D'accordo? Quindi nella trasformazione di Galilei, due punti che sono simultanei in due eventi, chiedo scusa, che sono simultanei in K, gli eventi A e B, sono necessariamente simultanei anche in K'. Infatti, per Galilei il tempo è assoluto. D'accordo? Questo perché in entrambi i casi io devo, per così dire, tracciare la parallela all'asse X o X', perché l'asse X' coincide con l'asse X. E quindi nello spazio di Galilei c'è un tempo assoluto, ma lo spazio non è assoluto. Ok? Perché per trovare le coordinate spaziali io devo fare tracciare le parallele rispetto agli assi CT e CT' che non sono, diciamo, paralleli tra loro, ok? E quindi Galilei ha un solo tempo, ma uno spazio relativo, ha un tempo assoluto, ma uno spazio relativo. Nel limite di Carroll ottengo invece esattamente la situazione opposta a quella di Galilei, no? Due eventi non hanno un tempo assoluto, perché due eventi simultanei in K non sono evidentemente simultanei in K'. Ma invece assoluto è lo spazio, quindi è un mondo strano.
È un mondo strano in cui, diciamo, ho uno spazio assoluto e un tempo che è relativo. Ovviamente il nostro mondo non funziona così, perché se uno ci pensa un attimo, questo mondo di Carroll è un mondo in cui ci sta andando a zero, e infatti il cono di luce, invece di schiacciarsi sull'asse X, si sta andando a schiacciare sull'asse X. Quindi la porzione di spazio di eventi, la porzione del piano che mi rappresenta e eventi connessi con l'origine da un intervallo di tipo tempo, si allarga fino a invadere tutto il piano. Quindi il mondo di Carroll è un mondo che vive un eterno presente. Ok, in effetti il signor Carroll non era un fisico, anche se era un matematico molto bravo, e queste trasformazioni sono state, diciamo, trovate negli anni 60 del secolo scorso come un esercizio accademico, e sono state intitolate a Lewis Carroll, lo scrittore di Alice nel Paese delle Meraviglie, perché è un po' il mondo che sta al di là dello specchio, con un certo ragionamento filosofico. Va bene, io mi fermerei qua. Non so se avete, diciamo, sperando che ci siate ancora, non so se avete domande da fare. Almeno potete dirmi se ci siete ancora. Mi sente? Sì, bene. No, io le volevo chiedere solamente se potrebbe scrivere come si chiama, cioè l'esperimento di chi è, perché volevo Ah, evitare di scriverlo in maniera sbagliata. non l'ho scritto, te lo scrivo qui. Grazie. Michelson e Morley. Ok? E Grazie mille. questo nome, per quanto non so se vi sembra strano, ma si legge in effetti Michelson e non Michelson, ok? O Michelson. D'accordo. Lo trovate comunque sul libro, è uno dei complementi. Va bene, d'accordo. Allora direi che ci vediamo domattina a questo punto, 9:15. Scusate ancora per il problema di connessione e per il tempo in più che vi ho rubato. Arrivederci. Sì. Arrivederci.